Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Terraria. Allora ragazzi, quest'oggi, come detto la volta scorsa, andrò in esplorazione nella giungla. Però prima di andare in esplorazione nella giungla, visto che la volta scorsa non sono stato così tanto soddisfatto dall'esplorazione nel bioma ghiacciato, ho deciso di fare un'altra piccola incursione, provando a percorrere quest'altra strada, visto che non l'avevo battuta. Ebbene, questa si è rivelata in realtà un vicolo cieco, come state vedendo dall'accelerazione, però sono comunque andato avanti con l'esplorazione, andando sfruttando meglio una cavità nel terreno che c'è poco più avanti, ma adesso la vedrete, ragazzi. Non è stata un'esplorazione lunghissima, però si è rivelata un'esplorazione molto produttiva, perché ho trovato un oggetto fondamentale che stavo cercando da un sacco di tempo. Comunque vi lascio l'accelerazione di tutta l'esplorazione. L'oggetto l'ho praticamente trovato alla fine di questa esplorazione, però appunto ne è valsa davvero molto molto la pena, ragazzi. Quindi niente, vi lascio l'accelerazione e ci vediamo dopo con l'esplorazione della giungla. Bene ragazzi, eccomi qui nella giungla. Per fortuna ho registrato quell'ultimo pezzo di esplorazione nel bioma ghiacciato, così avete visto che sono stato ricompensato per l'esplorazione con un Magic Mirror che quindi mi consentirà di tornare a casa un pochino più rapidamente. Ah, meno male ragazzi. Ok, invece siamo qua nella giungla. Ho davvero un sacco di brutti ricordi di questo bioma perché è sempre uno di quelli più pericolosi in cui mi sono avventurato nelle mie avventure precedenti su Terraria. In particolar modo nel sottosuolo con le vespe è sempre un po' traumatica, diciamo, l'esperienza. Qui che siamo in Master Mode, temo che sarà appunto ancora peggio, quindi mi voglio muovere, ma mi voglio anche muovere con un po' di cautela. Tra l'altro, ragazzi, subito una chest qua, ottimo. Ah, vabbè, niente di trascendentale. Vabbè, prendiamo comunque tutto, togliamo anche la chest. E vi stavo dicendo, ragazzi, tra l'altro, mentre ero su internet l'altro giorno, ho scambiato un paio di commenti sotto un video in inglese. E mi hanno fatto presente un errore che ho sempre commesso in realtà, perché
Ammetto che in tutte le partite che ho fatto fino adesso a Terraria ho sempre trovato il Goblin Tinkerer all'interno del dungeon. E quindi avevo dato per assodato che si trovasse lì. In realtà non è così, ragazzi. Semplicemente io ho sempre avuto, come dire, la sfortuna o la fortuna, bisogna vedere un po' i punti di vista, di trovarlo dopo aver sconfitto Skeletron e quindi di trovarlo all'interno appunto del dungeon. In realtà però lui non spawna dentro il dungeon, ma può spawnare legato, intrappolato, in qualsiasi bioma sottoterra. Quindi la mia speranza per oggi, ragazzi, è quella di trovare appunto il Goblin Tinkerer, anche perché sarebbe davvero una svolta abbastanza importante la sua presenza nei nostri villaggi. Il prerequisito, ecco, per farlo arrivare, o meglio per trovarlo nel sottosuolo, è quello di aver sconfitto la Goblin Army. E dato che è una cosa che ho già fatto, non dovremmo aver problemi. Adesso qua ci sono questi terribili rampicanti che fanno sempre un po' di danno e sono veramente fastidiosi. Vorrei togliermeli di mezzo. Vediamo un po'. Qua si va da qualche parte? No, finisce qui. Naturalmente la mia esplorazione qui nella giungla è finalizzata a diverse cosine, ragazzi. Vorrei trovare la Queen Bee, vorrei trovare qualche tesoro, vorrei trovare il Goblin Tinkerer e quindi capite bene che qualsiasi di questi obiettivi per oggi sarebbe molto molto ben accetto e sarei molto molto contento di riuscire a concludere qualcuno di questi. Ora, qui non c'è assolutamente niente. Finisce qua questa piccola galleria. Non sto a minare i vari metalli perché al momento, ragazzi, non mi interessano, perché tanto sono un livello inferiore rispetto a quello che ho attualmente come equipaggiamento, quindi tanto vale riservarsi poi le operazioni di scavo più avanti. Questa roba qua che pende dal soffitto, che cos'è? È una cosa nuova? Aia, fanno male questi maledetti. Ok, quindi era un favo di api, credo. Mi hanno anche avvelenato leggermente, è già passato l'effetto per fortuna. Quindi un'altra cosa a cui fare attenzione, ragazzi, come se in questo maledetto bioma non ci fossero già abbastanza pericoli. Però è anche vero che siamo in Master Mode, quindi ci sta. Ci sta e come? Qua giù, ok, vedo che ci sono degli altri vasi, quindi scaviamoci un pertugio per riuscire a entrare. Nei vasi non è che ci sia mai chissà quale tesoro, però già che ci sono ne approfitto e li prendo, anche perché comunque mi fanno magari risparmiare un po' di soldini non dovendo comprare quegli oggetti dai mercanti. Per ora non ho ancora trovato delle api, il che potrebbe voler dire che non sono ancora abbastanza in profondità, possibile. Allora, piazziamo un'altra torcina qua perché vedo che è abbastanza buio. Ecco, in compenso stanno arrivando i pipistrelli maledetti, quindi vediamo di tenerli alla lontana da noi. Oh, qua c'è un Earth Crystal che purtroppo non mi serve al momento, perché appunto ho raggiunto il massimale. In compenso, forse qua sotto c'è anche qualcos'altro di utile, perché vedo una stellina, cioè una statua a forma di stella. Questa è una statua molto utile perché una volta che avremo la meccanica e quindi potremo collegarla e fare dei meccanismi, questa ci dovrebbe far spawnare appunto delle stelline per rifornire il mana. Prendo anche il Life Crystal perché comunque lo possiamo utilizzare per degli altri crafting, come ad esempio per la lanterna. Ok, ammazzo anche lo slime, anche se in realtà è neutrale nei miei confronti. Però meno mob ci sono in giro e più sono tranquillo, ragazzi. Oh no, ho rotto un altro di quei favi? No, sembrerebbe di no. Ok. Ah, allora, qua si scende, ci sono dei piranha nella pozza d'acqua. Piazziamo un'altra torcina qua. Ok.
Tutto abbastanza tranquillo per il momento, il che è molto strano. Di solito a quest'ora sarei già morto male. E siamo in Master Mode, quindi la cosa mi fa ancora più strano, essere sinceri. Forse me la sto prendendo troppo tranquilla, non lo so. Ok, a quanto pare se quei favi cadono in acqua non fanno spawnare gli insetti maledetti che prima mi hanno fatto danno. Perché è già il secondo che cade e non mi succede niente, il che mi fa ipotizzare che funzioni in questo modo. Qua c'è una pozione che non riesco a raccogliere, quindi ho già l'inventario pieno. Oh, accidenti ragazzi. E non ho ancora neanche iniziato l'esplorazione. Allora, per fortuna prima di partire mi sono premunito, ho svuotato un po' sia la piggy bank sia l'inventario, così abbiamo un po' di slot disponibili per mettere le nostre risorse. Allora, sicuramente quello che mi conviene mettere sono le cose che è più improbabile che io vada a trovare adesso in questa esplorazione. Quindi ad esempio tutti questi oggetti unici, chiamiamoli così, anche se per intenderci non sono unici per niente. E boh, le gemme magari. Cosa mi ha ucciso? Ma sono un idiota! Stavo facendo ordine nell'inventario sott'acqua! Ma si può? Ma perché ragazzi? Perché? Ah, che testa! Vabbè. Mi sembrava già strano che non fossi ancora morto, non mi hanno ucciso i mob, mi ha ucciso la distrazione. Mannaggia, che figura barbina, ragazzi. Vabbè, già che siamo qui ne approfitto per fare ordine nell'inventario, svuotarmelo un po'. E niente, torno subito laggiù a recuperare i miei soldi, ragazzi. Ah, che figuraccia. Bene ragazzi, sono quasi ritornato nel punto dove ero morto prima. Sto anche approfittandone per piazzare qua e là delle altre torce, perché mi rendo conto che comunque è piuttosto buio. E ancora una discesa qua e dovremmo esserci. Sta arrivando però, da quel che vedo, un pipistrello, quindi facciamo così. Mettiamo una torcina qua, prendiamo il nostro yo-yo e vediamo di tenerlo alla larga. Sto maledetto. Ce n'è un altro. Ok. Perfetto, qui abbiamo i nostri soldini. Possibile? No, non sono i nostri perché sono troppo in alto. Io sono morto, esatto, qua sotto nell'acqua. Eccoli i miei soldini. 65 di gold avevo con me. Ma che cavolo! Ma cosa stavo facendo? Non mi ero mica accorto di avere tutti quei soldi. Qua intanto c'è anche un insettaccio maledetto. Va bene, è morto, quindi approfittiamone subito che ci sono solo slime qua attorno, quindi non mi fanno male, per mettere via assolutamente i miei soldi, ragazzi. Mamma mia, 65 di oro li stavo per perdere per sempre. Che erroraccio. Ok, bene, abbiamo ripristinato la situazione, quindi proseguiamo l'esplorazione, ragazzi. Mamma mia, sono piccolissime quelle api e quindi è sempre un parto riuscire a ucciderle. Ok, stiamo continuando a scendere e io continuo a non aver trovato delle vespe, il che mi fa pensare, la butto lì ma credo sia abbastanza improbabile, non è che le hanno tolte, vero? Sarebbe troppo bello, vero? Ok, intanto qua scende parecchio l'ambiente, quindi non so come scendere, non vorrei correre il rischio di spaccarmi le gambe. Ok, però laggiù c'era un vaso, quindi sicuramente c'è il pavimento. Quindi cerchiamo di usare il nostro rampino a tre braccia, è veramente di una comodità pazzesca, ragazzi, avere un rampino di questo tipo, perché ci consente di muoverci anche in situazioni veramente molto complicate. Ok, direi che posso scendere adesso. Aia! Una trappola. Ok, iniziamo con le trappole. Qua vedo che c'è la pressure plate. Non l'avevo vista passando. Qui c'è... Oh, eccole le vespe! Mi sembrava strano che non le avessi ancora viste. Oh, sistemata, ragazzi.
È solo la prima, di una lunghissima serie, purtroppo. Allora, qua sopra c'è un altro vaso, lo prendo più che volentieri, e qua sotto c'è un altro di quegli alveari. Vediamo di farlo cadere. Quanti cuori! Ok, per fortuna con lo yo-yo muoiono abbastanza in fretta queste vespe. Aia, ce n'era ancora una, non l'avevo vista. Bene. Quindi possiamo proseguire, ragazzi. Metto una torcina anche qua, giusto per ricordarmi che ci sono passato e che finisce lì. E bene, proseguiamo quindi. Io continuo a scendere nella speranza, come vi dicevo, di trovare una delle cose che vi ho elencato prima. Allora, qua ci sono questi divoratori maledetti, ma li possiamo uccidere abbastanza facilmente, grazie alla pistola laser. Ok. E andrei a piazzare una torcina da qualche parte perché sennò qua non vediamo più niente. Ok, qua ci sono delle ragnatele, le lasciamo lì. Oh, sono caduto in acqua. Meno male, perché avevo mancato la presa col rampino, ragazzi. Non era una cosa voluta. Ok, vi confermo, ragazzi, invece, che questi alveari, una volta che cadono in acqua, come dire, le api all'interno fanno una brutta fine, quindi meglio per noi. Un altro Life Crystal, ottimo. Prendo. Ragazzi, sono vivo, per miracolo, perché è esplosa una trappola di quelle esplosive veramente molto pericolose. Non so come ho fatto a salvarmi, sinceramente, però sono vivo e quindi meno male. Mamma mia, che spavento. Ok, l'Earth Crystal, cioè il Life Crystal, tra l'altro non so se me l'ha dato, perché credo sia esploso male, infatti. Tra l'altro qua c'è la tomba di prima, la possiamo buttare e ho di nuovo l'inventario pieno. Quindi è il caso di fare un po' di ordine. Stavolta possibilmente non sott'acqua, perché non voglio di nuovo morire affogato. Boh. Tra l'altro, ragazzi, una cosa che volevo dirvi, che purtroppo è successa ieri, la mia tastiera, la mia fantastica tastiera Trust che ormai usavo da anni, ha smesso di funzionare. Così all'improvviso ha deciso che voleva abbandonare questo mondo. No, probabilmente c'era un problema sul cavo, perché muovendo un po' il cavetto notavo che comunque un po' di alimentazione la faceva. Il guaio è che qua intanto c'è il bioma di granito. Il problema, dicevo, è che purtroppo non posso fare niente se non ho la garanzia che funzioni, perché immaginatevi giocare a Terraria o a Warframe o a qualsiasi altro gioco e vedersi abbandonare così all'improvviso. Ecco, quindi sono dovuto andare a prenderne un'altra e devo essere sincero, questa nuova tastiera Microsoft l'ho presa perché aveva i tasti di volume comodi, ma ha il tasto ESC molto molto scomodo, quindi farò molte cappelle anche e soprattutto a causa di questa tastiera, almeno fin tanto che non ci prenderò la mano. Però ecco, ci tenevo a farvelo presente, che potrebbe capitare appunto di fare degli errori anche proprio per questo problema. Allora, questo è un mini bioma di granito, sembra molto piccolino, magari una torcina gliela mettiamo qua giusto per ricordarcene. Non so se prosegue su di qua perché vedo che comunque qua c'è sempre dell'altro granito, però piuttosto che andare a esplorare questo voglio continuare a scendere, ragazzi. Intanto qua sono spawnati dei piranha, quindi vediamo di eliminarli. Ok. Ah, eccolo il Life Crystal, semplicemente era stato droppato qua dall'esplosione. Perfetto, quindi abbiamo recuperato anche quest'altro Life Crystal. Non credo sia cambiato nulla come meccanica. I punti vita massimi che posso avere per il momento sono soltanto 400. Comunque, per scrupolo, proviamo a consumarlo il Life Crystal. Vedete, infatti, non fa assolutamente niente. Qui intanto vedo che sta arrivando un'altra Hornet, un'altra di quelle vespe.
Quindi vediamo se... Ecco, mi ha preso purtroppo. Il loro pungiglione velenoso è una cosa che odio veramente tantissimo di Terraria. Ho distrutto qualche vaso in lontananza, tra l'altro. Ok, è morta, finalmente. E qua è dove ho rotto il vaso e c'era una pozione di cura. Va bene, fantastico. Ah, ne ho rotti anche di qua di vasi. Oh, la miseria. Quanto ho sparato lontano. Qua ci sono delle spore della giungla che prendo più che volentieri. Ecco, non volevo cadere di sotto adesso. Perfetto. Siamo sempre un po' di luci qua e là, anche come promemoria per ricordarsi di dove sono già passato, perché la giungla è abbastanza labirintica purtroppo, e però salvo che non mi sia scappata io, attenzione, questo, ah no, è copper, non ho visto ancora del miele, forse non sono ancora abbastanza in profondità, aia, pipistrello maledetto. Ah, ottimo. Ho sbagliato pure tasto e ho evocato la cavalcatura. Ah, maledette creature infernali, i pipistrelli della giungla sono l'altra cosa che più odio assieme agli Hornet. Ok, piazziamo un po' di luci. Disfiamoci di quest'altro trappolone dell'alveare. E proviamo a scendere giù di qua. Ah, sono ancora vive. Ok, per fortuna con lo yo-yo appunto vanno giù abbastanza in fretta. Qua dietro c'è un Hornet. Vediamo se ci arrivo con lo yo-yo. No, allora lasciamolo lì per il momento. Vediamo se col mio laser ce la faccio colpirlo. Sembrerebbe di no. E allora continuiamo a scendere, ragazzi. Ok, così molto meglio. C'è una fattina che probabilmente mi vuole segnalare un tesoro, molto molto gentile, ma al momento non sono interessato. Devo prima di tutto capire come superare gli Hornet. Allora, vediamo un po'. Di qua intanto possiamo proseguire l'esplorazione. Che cosa c'è qua giù? Forse niente. Sì, assolutamente niente. Va bene, allora niente, torniamo di qua. Ragazzi, una chest dorata, finalmente un tesoro interessante. Devo solo riuscire a raggiungerla, possibilmente senza essere ucciso dagli Hornet che mi stanno prendendo come bersaglio. Accidenti, magari è solo una, ma mi sta rompendo davvero le scatole. No, sicuramente sono più di una. Allora devo togliere un attimo la minimappa. Non mi ricordo più come si faceva già, ve l'ho fatto vedere io la volta scorsa, ma ho poca memoria in questo momento, perché sto morendo, quindi non riesco a concentrarmi su cosa debba io fare.
Allora, visto che sto per morirci male, sarebbe il caso di fare una ritirata. Torniamo un attimo a casa, va? Non voglio rischiare di morire. Allora, mi svuoto così un po' le tasche nelle chest, così almeno possiamo proseguire l'esplorazione un po' più tranquilli. E poi appunto torno laggiù, ragazzi, perché quella chest dorata sono proprio curioso di vedere che cosa contiene. Ok ragazzi, sono tornato qua sotto, sono ancora piuttosto lontano credo da dove era la chest dorata, però almeno di oggi vorrei riuscire a vedere cosa contiene quella chest. Qua ci sono già di nuovo gli Ornette, ne ho vista una nella penombra, maledette creature infernali, ok, sono riuscito a evitare il danno da caduta. Ok, sistemata quell'Ornette, qua sotto ce n'è già un'altra. Ornette che vuole morire male, ok, è riuscita comunque a farmi danno, accidenti. Prima ho preso una pozione, ma era servita veramente a poco, quindi non so se mi convenga sprecare le pozioni così. Allora, sotto di me, se vedo bene la minimappa, dovrebbe esserci dell'acqua, quindi cerchiamo di... No, no, i piranha, pessima idea. Dimenticavo che è vero, c'è l'acqua, ma come dire, ci sono anche i mob nell'acqua. Vabbè, per fortuna non sono morto come un pollo, quindi tutto sommato è andata bene. Ok, un'altra Ornette eliminata e continuiamo a scendere. Ok, ragazzi, sono quasi quasi. Aia, sono caduto male. Vabbè, 34 di danno poteva essere molto peggio. Però sono quasi quasi alla chest dorata, perché è laggiù in fondo, la vedete sulla minimappa dove ho il puntatore del mouse? Forse voi non lo vedete perché è già piccolissimo per me, figurarsi per voi che magari lo state guardando da cellulare questo video. Il problema è che come prima qua non si vede il fondo, quindi devo fare il giro largo come ho fatto prima. Mamma mia, che rischio. Qua ci sono di nuovo gli Ornette, vediamo di sistemare anche questo. Piano piano. No, ce n'è anche uno da quest'altro lato, accidenti. Quando riesco a vederle, le loro punture, cerco di saltare e di evitarle. Il guaio è che sono talmente piccole, ragazzi, che il più delle volte non le vedo. Ecco qua, ne stanno arrivando un po'. Maledette. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, proviamo a scendere aggirandole proprio queste maledette. Facciamo un piccolo pertugio giù di qua, va? Buttiamo giù come al solito l'alveare, ok. E vediamo di scendere facendo il giro da questo lato, va? Forse così me la cavo senza doverle affrontare tutte quelle maledette Ornette. Allora, piazziamo anche una torcina per vederci qualcosina anche di qua e proseguiamo. No, no, le mini api. Sono morte? Ce ne sono ancora? Sembrerebbe di no. Ok. Uff. Sono molto molto teso, ragazzi. Perché affrontare la giungla è sempre stato un problema. Là sotto vedo tra l'altro c'è anche una trappola, quindi bisognerà farci attenzione, ragazzi. Oh, questo è un insetto pericoloso. Ok, è eliminato. Andiamo giù di qua, la trappola dovrebbe, in teoria dovrebbe avere una pedana qua giù. Non la vedo però. Ah, eccola la pedana, l'ho vista. Ok. Bene, quindi abbiamo disattivato la trappola. Per la prima volta sono riuscito a non prendere danno dalle trappole, ottimo. E qui possiamo proseguire. A questo punto abbiamo fatto il giro. La cesta adesso è sopra di noi in realtà. Però già che siamo qua, vediamo di qui se finisce qua la caverna oppure se conviene
tenersela per dopo. Mi sa che è piuttosto grossa, quindi la tornerò ad esplorare in un altro momento, ragazzi. Va bene, a questo punto proviamo a raggiungere quella chest. Ci sono anche gli zombie a quel che vedo. Ok, sistemate questi maledetti Hornet. Questo è un Dr. Bone. È uno zombie veramente molto molto coriaceo, come potete vedere, con 1500 punti di vita. Quindi è piuttosto duro da buttare giù. È quasi un mini boss, accidenti. Allora, approfittiamo del rampino per allontanarci da lui. Forza, muori. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ha droppato il suo berretto, il cappello da archeologo. Non credo sia un'armatura. Aspettate che esco dall'acqua prima di andare a controllare. Infatti, è soltanto un oggetto estetico. Ok, quindi proseguiamo, ragazzi. Oh, sistemate sta maledetta Hornet, sistemato anche il Maneater, grazie per il cuoricino, veramente molto molto apprezzato. Ok, qua c'era anche una pozione, ok, la prendo più che volentieri. Mettiamo anche una torcina qua, perfetto, mettiamo anche una torcina qua sotto, perfetto, anche se di qua non scenderò ancora, credo. Quello che mi piacerebbe appunto fare è aprire quella dannata chest dorata. Almeno questo oggi lo voglio fare, ragazzi. Qua c'è un altro Life Crystal, quindi andiamo a recuperarlo. Ops, non volevo cadere, volevo salire. Perfetto. Ok, di nuovo un po' di quegli insetti viola terrificanti. Vediamo di eliminarli. Ok. Che poi, terrificanti, probabilmente sono il mob meno fastidioso che c'è qua giù, Però, tutto qua mi fa paura, essere sinceri. Ok, intanto eccoci qua, siamo arrivati finalmente alla chest. Se mi lasciano un po' tranquillo... Oh, flare gun, una cagata pazzesca. I flare, che sono le sue munizioni. L'occhio per evocare l'occhio di Cthulhu. E basta, non è che ci sia nient'altro di importante qua giù. Allora, facciamo un bel loot haul. Naturalmente sono pieno che verso. Buttiamo via questa roba per il momento. In maniera del tutto provvisoria, proprio solo perché non voglio rimanere qui a fare da bersaglio agli Hornet. Ok, ho preso tutto. E quindi possiamo togliere le tende, ragazzi. Allora, giù di qua c'è un cuoricino, quindi andrei a prendermelo. Così vediamo di recuperare un po' di punti vita. Ok. E bene, ragazzi. L'esplorazione della giungla è sempre molto molto tesa per quel che mi riguarda. È sempre stata è sempre stato il bioma che più di tutti mi mette in agitazione. Chissà perché. E bon, a questo punto, ragazzi, credo proprio che la Queen Bee la vedremo la prossima volta, perché ancora non sono riuscito a trovare un alveare. Dovrei... Oh! Attenzione! Una chest di quelle all'interno delle casette. Quella mi interessa molto, quindi stavo per chiudere il video, ragazzi, ma a questo punto voglio andare assolutamente ad aprire anche questa. Quindi fatemi piazzare una torcina anche qua, giusto perché se no non ci vediamo niente. Eliminiamo l'Hornet. Ok. E vado a scavarmi un pertugio, ops, per cercare riparo da queste maledette Hornet. Ok, se qua dentro non dovrebbero riuscire a prendermi, queste maledette. E vediamo di raggiungere quella chest. Sicuramente c'è qualcosa del bioma della giungla abbastanza importante lì dentro, se ricordo bene. Quindi mi piacerebbe proprio andare a scoprire di che si tratta. No, ha deciso di venire qua a rompermi le scatole, sta maledetta. Sto morendo, ragazzi. Se non passa in fretta l'effetto del veleno... è ancora 17 secondi. Devo per forza prendere una pozione. Maledizione.
Mi dispiace un sacco sprecare le pozioni. Sprecarle, oddio. Se riesco a non morire, non sono sprecate in realtà, eh. Quindi va bene così. Allora, vediamo di fare un po' di ordine, perché ho di nuovo l'inventario, ahimè, pieno che versa, quindi togliamo un po' di roba. Purtroppo la flare gun non è propriamente la ricompensa che avrei sperato di ottenere da questa esplorazione, mannaggia. Vabbè, vediamo se quest'ultima chest risolleverà un po' le sorti di questa esplorazione. Magari ci troviamo il tesoro fondamentale che svolterà l'avventura. Ne dubito, eh. Però dare un'occhiata non costa nulla. Rush Flower Boots. Ok, ammetto che questi non li conosco, però hanno tutta l'aria di essere meramente degli oggetti estetici. Possono essere utilizzati per qualche crafting, quindi sicuramente ci possiamo fare qualcosa di più. E poi c'è l'Honey Dispenser, che ci dovrebbe consentire di fare i crafting usando il miele. Però finisce qui, ragazzi. Non c'è nient'altro di interessante. Mi recupero anche la chest della giungla, che quindi è una chest particolare, un po' carina. Qui abbiamo del Mogami, il legno speciale della giungla. Però basta, qua non c'è nient'altro, purtroppo. E questo mi rende molto molto triste, se devo essere sincero. Speravo di trovare qualcosa che ci facesse svoltare un po' questa esplorazione. Vabbè, forse qua sopra c'è ancora qualcosa. Ivy Chest, sì, ce n'è un'altra qua sopra. E allora ragazzi, vado un attimo in accelerazione perché voglio cercare di recuperare anche quella. Magari ci troviamo ancora qualcosa di utile. La speranza è l'ultima a morire in questi casi. Non mi do per vinto, mi auguro di trovare qualcosa di utile. Ok ragazzi, eccoci qua, ce l'ho fatta a eliminare anche i mob maledetti che c'erano. E vediamo se qui abbiamo un pochino più di fortuna. Allora, B Minecart, ok, quindi possiamo personalizzare il nostro Minecart, non sarà più quello normale, diciamo, che evochiamo magicamente quando troviamo le rotaie, ma sarà a tema api. Per il resto qua ci sono di nuovo una monetina d'oro, dei lingotti, della dinamite e la Savage Staff of Regrow. Ok, questa è un'arma magica, non mi ricordo sinceramente se è una buona arma magica oppure no. Devo provarla perché... No, forse non è un'arma magica. È un'arma melee. Ok. È un'arma melee che può creare l'erba sulla terra e incrementa la rendita nella raccolta delle piante per l'alchimia. Vabbè, insomma, diciamo che è una mezza ciofeca. Ok, come non detto, questa esplorazione, ragazzi, è stata veramente molto sfortunata. Facciamo cadere ancora questo alveare, eliminiamo queste ultime apette. Ok. E niente, io a questo punto, ragazzi, non so quanto è durata questa esplorazione, ma sicuramente è più di mezz'ora che sto andando avanti. E quindi credo proprio che per il momento, per oggi, la chiudiamo qua. E boh, io adesso mi studierò un attimo. Che cos'è questa roba? Perché c'è un'icona con delle monete d'argento qua? Qua giù, così, a caso, a random. Cosa vuol dire, ragazzi? Vi è mai capitata una cosa del genere? È la prima volta che la vedo. Comunque, dicevo, guardandomi qua attorno, non vedo tracce di alveari, purtroppo, di blocchi di miele per poter andare ad affrontare la Queen Bee. Qua c'è semplicemente del copper, l'avevo già visto anche prima, accidenti. E niente, quindi ci vediamo la prossima volta. Io adesso me ne torno a casa, recupero giusto ancora questa chest della giungla che stavo dimenticando qua, non sia mai. Va bene ragazzi, quindi vi saluto
E vi do appuntamento a questo punto al prossimo episodio, sempre qui in esplorazione nella giungla, sperando che sia la volta buona, che troviamo qualcosa di davvero fondamentale per svoltare. Non chiedo tanto, il Goblin Tinkerer, mi sarebbe bastato trovare lui, ragazzi. Vabbè, alla prossima. Ciao ciao!